1. Sono due giornaliste e lavorano per la stessa rete. In pubblico si mostrano amiche ma in privato sono intervenuti gli avvocati, a causa di un litigio clamoroso. 2. Dendolate su Oggi. Francesca Pascale ha fatto l'upgrade del suo décolleté. Interrogativo 3. Benedetta Parodi è stata imposta domenica in dalla sorella. A Cinecittà si dice che sia incline a capricci da star, non è Pupi D'Angeri il nuovo amore di Nancy Brilli. 4. La Balivo è tornata su Rai 2 a un mese della nascita della figlia. Ma sogna di… Non è Pupi il nuovo amore di Nancy. Come aveva anticipato Oggi, nella vita di Nancy Brilli, 53, c'è un nuovo amore. È stata paparazzata con il console onorario del Belize Pupi D'Angeri ma in realtà il cuore di Nancy batte per un altro uomo. Di chi si tratta? Ah, saperlo è… una rinfrescata per Tonon. Raffaello Tonon, 37, è sbarcato nella casa del GF VIP. Prima, però, ha fatto un salto dal noto chirurgo che aveva già provveduto a restringergli il giro vita. Si sussurra che stavolta abbia fatto un refresa al volto. Il direttore porterà la Balivo su Rai 1. Caterina Balivo, 37, è tornata alla guida di Detto Fatto dopo aver dato alla luce la piccola Cora. La conduttrice sogna però di sbarcare nel pomeriggio di Rai 1, vorrebbe portare il suo programma nella fascia ora occupata dal Game Show di Alessandro Greco 0 e Lode. Dicono che l'operazione possa andare in porto grazie alla stima che il nuovo direttore di Rai 1 Angelo Teodoli prova per lei. Sarà vero? Ah, saperlo. Mediaset ha una sbandata per la Salemi? Giulia Salemi, 24, anche quest'anno imperversa su Rai 2 con il programma satirico Gli Sbandati. A Cologno Monzese però si mormora che la bella di origini iraniane sbarcherà in un noto reality del Biscione. Quale? Ah, saperlo è… Pascale, nuovo look per le urne. Tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, 32, va a gonfie vele e pare che lei sarà al fianco di Silvio nella prossima campagna elettorale. I soliti maligni dicono abbia anche rinnovato il look con un aumento del décolleté e… i vezzi da star di Benedetta. Benedetta Parodi, 45, ora conduce Domenica in con la sorella Cristina. A Cinecittà, dove sono gli studi della trasmissione, si dice che sia incline ai capricci e alle pretese da star. Sarà vero? Ah, saperlo è… In privato, sono carte bollate. Sono due giornaliste e lavorano per la stessa rete. In pubblico si mostrano amiche ma in privato sono intervenuti addirittura gli avvocati, a causa di un litigio clamoroso. Di chi parliamo? Ah, saperlo. Il pentimento della conduttrice.
La famosa conduttrice ha da poco debuttato in una nuova fascia oraria, ma le persone a lei vicine raccontano che si sarebbe già pentita di aver detto addio allo storico programma in onda sulla stessa rete. Chi è? Ah, saperlo. L'arrabbiatura del marito VIP. Lei è nella casa del grande fratello VIP come concorrente, ma suo marito non avrebbe preso affatto bene il suo ingresso nel reality di Canale 5. Perché? Ah, saperlo.